Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando sono stato invitato dal Keyforge Network per il secondo evento nazionale organizzato nel mese di agosto, potrete trovare il video cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento o attraverso il link che vi lascerò in descrizione. Durante la pausa pranzo ho ascoltato alcuni forgiatori parlare di vari tornei svoltisi a Roma e in altre località italiane aventi un limite di potenza che riguardavano i mazzi partecipanti. La domanda ora potrebbe essere: aspetta Arconte, che vuol dire limite di potenza? Prima di scoprirlo, piccola informazione di servizio. L'Arconte del Crogiolo arriva anche su Instagram per mostrarvi spaccati di vita odierna sul pianeta al centro dell'universo e per tenervi aggiornati su ogni novità che riguarderà anche le future pubblicazioni qui sul canale YouTube, attraverso sondaggi e storie sui futuri contenuti. In descrizione vi lascerò il link che vi porterà diretti al profilo. Vi aspetto! Ed ora rispondiamo alla domanda, scoprendo assieme attraverso 4 punti, cosa sono i tornei con SAS Cup, come funzionano, le loro varianti e se è davvero una valida alternativa al circuito competitivo tradizionale. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! I formati da gioco che verranno riportati in questo video non saranno ufficiali, ma potranno comunque essere impiegati come si vuole per creare dinamiche interessanti durante lo svolgimento di un torneo. Il primo punto che prenderemo in esame sarà rispondere alla domanda: cosa sono i tornei SAS Cup? Esaminando il termine, esso è formato da due parole: SAS, che rappresenta il valore in termini di potenza di un mazzo. Se non ne avete mai sentito parlare, qui sopra troverete il video che ne tratterà il tema più nel dettaglio, e Cup, che può essere tradotto in italiano come cappello, calotta o coperchio. Ebbene, in questa tipologia di eventi potranno per l'appunto essere ammessi solo ed esclusivamente determinati unici che hanno SAS pari o inferiore al valore scelto dagli organizzatori del torneo stesso. Questo porterà diversi mazzi ad essere presi nuovamente in considerazione, quegli stessi mazzi che, in situazioni tradizionali, avrebbero trovato esclusivamente il fondo di un cassetto, senza avere la minima possibilità di mostrare la propria forza, seppur minima, durante un match. Giocare con dei mazzi che non si sono mai presi in considerazione potrà allargare ulteriormente gli orizzonti di ogni forgiatore, che avendo un unico non proprio performante, dovrà adattare il suo stile di gioco alla natura del deck, per valorizzare ogni strategia al meglio. Ora, dopo aver risposto al quesito cosa sia, scopriamo il secondo punto, ovvero come funziona. È più semplice di quanto si pensi. Se in una locandina o su qualche annuncio vedrete scritto, ad esempio, SAS Cup 70, vorrà dire che i mazzi ammessi dovranno avere un valore di sinergia anti-sinergia massimo di 70. Mostrando il meccanismo attraverso un esempio pratico, se avrete due unici, uno con SAS 70 e l'altro con SAS 71, il primo verrà ammesso mentre il secondo non potrà gareggiare, essendo quest'ultimo fuori categoria di appartenenza. Sia chiaro che anche tutti i deck con valore inferiore al 70 potranno liberamente accedere al torneo. Rispolverate quindi tutti i deck che avete chiuso nel seminterrato e preparatevi ad affrontare un evento dove la competitività
sarà di casa. Ma le novità non finiscono qui, dato che per ogni formato ci sono e ci saranno sempre delle rispettive varianti. Nel terzo punto, infatti, tratteremo proprio queste ultime, scoprendo come il SAS Cup si è adattato ai vari formati da torneo di Keyforge. Ultimamente mi è capitato di vedere limiti posti a 200, 250 e così via, suscitando in me non poche domande sullo svolgimento che la gara avrebbe avuto. È solo dopo aver chiesto agli organizzatori maggiori informazioni al riguardo che il quadro mi è stato più chiaro. Per i giocatori che fanno della tripletta e o dell'adaptive il loro punto mastro, questa piccola variante farà sì che anche diversi tipi di forgiatori avranno libero accesso a tornei strutturati in questo modo, consentendo l'ingresso a tutti gli appassionati del nostro gioco di mazzi unici al mondo, varianti comprese. Ma come funziona esattamente un SAS Cup posto ad esempio a 200? Avendo un limite di 200, dovrete scegliere con cura gli unici che faranno parte del vostro tris. Quindi una configurazione possibile potrebbe essere quella di portare con voi due mazzi con valore pari a 70 ed uno con valore pari a 60. O due con valore pari a 60 ed uno con valore pari ad 80. O ancora un mazzo con valore 80, uno con valore 70 e l'ultimo con valore 50. Semplicemente basterà che il totale dei SAS non superi in nessun caso il confine dei 200. Ovviamente è stato fatto un calcolo semplicistico per rendere nel modo più facile possibile il concetto. Ma voi potrete sbizzarrirvi come meglio credete, trovando la combinazione che più vi risulterà congeniale per riuscire ad affrontare il torneo nel migliore dei modi. Siamo arrivati infine al quarto punto, ovvero scoprire se il Cup può essere una variante valida al circuito competitivo tradizionale. Ebbene, la risposta è un grande sì. Perché? Per diversi fattori, 5 per l'esattezza. Si andranno a giocare mazzi che in altri casi non troverebbero spazio nel competitivo di Keyforge. Non si avranno sempre gli stessi deck che andranno a vincere tornei su tornei locali, facendo passare la voglia a chi gioca con la consapevolezza di arrivare sempre secondo. È un buon modo di strutturare un torneo, dato che spinge il forgiatore a giocare i propri mazzi per scoprirne i segreti più reconditi, allargando i propri orizzonti, non confinandoli all'utilizzo di quegli unici che rappresentano per lui o per lei la punta di diamante del proprio arsenale. Sono pensati non solo per l'arconte, ma anche per le varianti tripletta e adaptive, dando la possibilità a tutti di poter giocare. Ed ultimo punto, ma non per importanza, è un formato da torneo adatto ai nuovi arrivati sul crogiolo, dato che non sempre si apriranno confezioni contenenti mostri sacri come pecoramite, prastari o gargoyle, link in descrizione, ma per la maggior parte delle volte si troveranno deck al di sotto della media, che non potranno trovare posto nelle competizioni di un certo peso. Che invece, in questo caso nello specifico, potranno essere valorizzati, trovandosi contro, nella peggiore delle ipotesi, avversari che non saranno di molto superiori in termini di forza. In sintesi, il SAS Cup è sicuramente un valido modo di svolgere un torneo, dando a tutti i forgiatori la possibilità di partecipare all'evento. Mette in risalto l'abilità del forgiatore, che dovrà affinare la sua capacità di lettura di ogni turno, potenziando al massimo la sua strategia di gioco. Le varianti a questa modalità sono state adattate anche per diverse esigenze, come per chi fa della tripletta e l'adaptive il proprio punto di forza. Può essere utile per far partecipare i nuovi forgiatori a dei tornei organizzati presso il centro ludico locale,
adattando i vari limiti di sinergia, antisinergia, a seconda dell'unico che si avrà a disposizione. Questo modo innovativo di giocare lo trovo davvero interessante, dato che, a seconda del limite deciso, ogni mazzo nella propria collezione potrà essere impiegato al meglio, non lasciando unici a prendere polvere tra gli scaffali della cantina. Anche nel torneo di Roma, che si terrà il 29 e 30 gennaio 2022, ci sarà questa modalità. Per maggiori informazioni vi lascio in descrizione il link con tutte le informazioni al riguardo. E voi, avete mai partecipato a tornei di questo tipo? Fatemelo come sempre sapere nei commenti e se avete trovato di vostro interesse questa nuova modalità di gioco per Keyforge. Potrete inoltre, se non lo avete mai fatto, organizzare assieme al vostro commerciante di fiducia, se possibile nella sua fumetteria, una delle varianti trattate in questo video, così da far avvicinare alla forgia anche coloro che hanno sentito solo parlare del nostro gioco di mazzi unici al mondo che esprimeranno interesse nel volerlo provare. Quindi date fondo alla vostra collezione, forgiatori presenti sul crogiolo. Una nuova sfida piena di colpi di scena vi sta aspettando. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.